Bene. Io sono Sabri, lui è Ale e... Eh no, è che oggi siamo qui per un video molto speciale. Allora, mi fa già male qua da ridere. Da tanti mesi dobbiamo fare uno scherzo a mia sorella, ma ci mancava il come e il quando e ne approfittiamo perché... Anche quest'anno sono uscite le mie uova di Pasqua, le trovate nei supermercati. Sono bellissimi, ovviamente quest'anno è stato messo il mio cocco. Dentro trovate delle sorprese spaziali. Qui in descrizione c'è anche un elenco di quali supermercati, nomi, tipi, dove li trovate. Se seguite mia sorella saprete benissimo che lei ama da morire il bulldog francese. È innamorata da anni di questo cane. Noi le faremo credere di averle preso un bulldog francese. Come? Come prima cosa abbiamo cercato di far credere anche alla mamma che stava per arrivare un nuovo cane in casa. Ed era ad ottobre circa dello scorso anno. Prego dalla regia con la clip. Buonasera, cosa stai facendo? Sto tagliando la carne e i cagnolini. Ah, ok. Ma a proposito di cagnolini, dobbiamo dirti una cosa. Allora, dove si mangia in uno, si mangia in due. Quindi dove si mangia in sei, si mangia in sette. Non ho ancora detto niente. Tu hai detto dove si mangia in sei, si mangia in sette. Così, per dire dei numeri a caso. Non... Tu quanti animali hai? Sei. Ok. Beh. Sei. No, tu non c'entri niente. Allora, sai bene che la Nicole comunque ha fatto più di 500.000 su Instagram e io volevo premiarla con un regalino. E lei sono anni e anni e anni e anni che desidera tanto che cosa? Un bulldog francese. Noi volevamo portare questo cagnolino da voi. Allora, mettiamola così. Ho un cagnolino in più, ho un tatuaggio su tutta la schiena. Ma chi lo fa il tatuaggio? Naniki. No. Ma no, ascolta. No, stai scherzando, se arriva un bulldog non lo fa più uscire, non guarda neanche più osse. Verremo con questo cane e poi comunque lo vedremo. Ciao mamma, ciao, saluta! Ha detto di sì, ciao! E mi ha messo giù. Allora, adesso dobbiamo fare questa cosa: aprirlo, amore, piano piano. Sì. Poi provare magari con l'accendino, col caldo, a chiuderlo. Perché certo. Dentro ci troverà questo collare che possiamo aprire. E quando lei aprirà e troverà questo, speriamo che si emozioni. Io poi gli dirò, facendo finta, qui taglia. Guarda Nicole, stai tranquilla che la mamma sa già tutto. Così lei pensa che sia un fuori onda, così è tutto vero. Sai cosa farei io? Vai. Per renderglielo più vero, prima di farle trovare il collare, io allestirei come se il cucciolo fosse nella mia stanza, che noi teniamo chiusa tutto il tempo. Ok. Io preparo sul mio computer un video di un cagnolino che piange, una cosa così. Ok. Per cui mentre noi magari siamo qui che prepariamo per girare, facciamo finta che non stiamo girando, no? Facciamo partire dei suoni, delle cose, in modo da farle credere che sta succedendo qualcosa, ma non sappiamo bene. La facciamo rimanere male però. Certo, perché poi il succo di tutto è che non abbiamo comprato un cane. No, in realtà abbiamo preso un cane, nel senso che poi ci sarà un trasportino con dentro sì un bulldog francese, ma un cucciolo finto di bulldog francese con la forfora. Quindi amore, acchiappa l'uovo, andiamo ad aprirlo e scambiare la sorpresa. Allora, devo stare attenta e aprirlo perfettamente perché non si deve rovinare. Tra l'altro senza glutine, quindi anche i glutinosi possono mangiare. No, celiaci. Celiaci. Piano, che qua è importante. Guarda la carta con tutti i nostri gattoni. Che bella. Ah! 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 Che rischio. Magari sapeva giusto a metà, preciso. Ti prego, calzini con i cuori. Perché io ancora non ho trovato i calzini con i cuori. Ci sono 6 modelli differenti di calzini, no, spaiati. Piano. Fai tu amore, non mi fido. Ok. Ma questi qua non li avevo. Questi qua non li avevo. Sì. Guardate dentro, c'è cavolini, che calzini. Guardate che belli i miei calzini. E ci sono tanti diversi modelli, quindi potete anche farci la collezione e li trovate nei supermercati. Ora amore, pentola. Pentola. Piano, devi fare. Tu intanto prova a vedere se la sorpresa ci sta. Sì, ci sta. Ok. No. Bravo. Wow. Mi sto ustionando un dito, tra l'altro. Beh, dolci preziosi, se avete bisogno di un mastro cioccolataio sono qui. Ok, adesso dobbiamo posizionarlo in frigo
per almeno una decina, ventina di minuti, così si raffredda un po'. Torniamo tra 20 minuti. Guarda lui come si mangia il cioccolato. Quando noi sentiremo questo, noi dobbiamo fare tutti finta di non aver sentito niente, ok? Esatto. Questo è il trasportino in cui noi metteremo il nostro, anzi la nostra, una femmina, il collare rosa. Sai cosa possiamo fare? Vai. Quando poi mi dici ok, puoi prenderlo, metto anche il mio telefono con il video dentro. Ma in una coperta, così non si vede il cane. Aspetta. In più ci mettiamo anche il giochino di Gogo Fedez. Sembra un cucciolino. Amore piccolino. No raga, sto male per mia sorella, ve lo giuro. Voi non avete idea da quanto tempo lo vuole. Sto male per mia sorella. Ah, Nicole TVB. Lo firmiamo qua. Allora, devi metterlo dritto ora. Tienilo fermo, Sì. Ok. Ok. Allora, aspetta, io messo qua. Scrivi una dedica per ognuno di noi su ognuno delle uova. Così anzi, prima apriamo uno di noi. Bravo! Wow, vediamo la Niki cosa trova. Bravo! Sorpresa! Allora, la Niki mi ha mandato un messaggio e mi ha detto tra 2 minuti sono lì. Quindi sono quasi pronta. Così? Allora, raga, come è stato deciso? È arrivato, è arrivato. Spegni la videocamera. Sto arrivando. Qua teniamo chiuso, se no si sente. Ciao Niki, buongiorno, benvenuta nella nostra dimora. Posso un regalo per noi? No, ho portato un regalo a Bobbo. E buongiorno mia amate bussole, come state? Bene. Spero tutto anche bene. Io sono Sabri e lei è sarà la Niki. Sai che tra pochissimo è Pasqua? Quest'anno, come l'anno scorso, ci sono le mie uova di Pasqua. Come puoi vedere abbiamo 4 uova di Pasqua. Ok. Ognuna è per uno di noi. Corro dietro di Andre. Ancora il condominio. Ma chi è che piange? 30 secondi. Il primo che lo finisce? No. Il primo che avviene, quindi. È questa la challenge. Penso di aprirlo. Piano. 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 Fatto. Vediamo. Cosa avete trovato? Alessio. Calzini, arancioni e rosa. Una banconota da 50 euro. Non è vero. Dai, basta. Facciamolo sparire con una magia. Ok, pronti? E ricordatevi che la Pasqua è piena di sorprese. Dai! Ok, via! Come avete fatto? Oh, male! Oh, sì, ma se ne hanno scattato. Ma che c'è poi? Cos'è? Bro, raga, ho vinto. Ma che cosa può essere? Che cos'è secondo te? È un regalino per Cucci! Per Cucci? No. Per Poppy. E se non fosse per Poppy? C'è qualcosa che tu desideri tanto? Che riguarda il cane? E lo sai che mi piace il bulldog? Che tipo di bulldog? Il francese. Ci potrebbe essere qualcosa in questa casa. Mi hai regalato un bulldog? Sei pronta? Dai, no, dai, vai. Chiudi gli occhi. Oh raga, ho paurissimo. Mi puzzano le mani di cavallo. Ho paura. Non si muove nemmeno. Dai, c'è dentro. Mio piccolo. Ma mi faccio stare male! Un infarto! Ma sei stupida! Piano! Piano! No raga, io stavo dicendo! Stavo già immaginando di andare a casa io, eh! Ma mi hai illuso! Non lo voglio più fare questo video! Dai Nick, il tuo punto è francese! No! Dai Nick! No, non mi hai fatto andare. No, non ho potuto fare la pipì perché non potevo andare a prendere. Perché se no lo vedevi. Lo svegliavi. Vabbè, mi so tantissimo, adesso me lo dico. Va bene, non sto scherzando, sono arrabbiatissima. Ma voi avete permesso di fare una cosa del genere? Ma guarda che cresce quel cane lì. Voi nelle mie uova di Pasqua non troverete un collare, non troverete un cane, ma troverete. Spoiler, miei... anche di Beh, la cosa importante è che l'ha presa bene. Vero. Allora, voi non troverete i cani. I cani, ma troverete dei fantastici calzini spaiati. Quindi vi ricordo che nei migliori supermercati qui sotto in descrizione trovate la lista dei supermercati. Un dislike tutti! Un dislike! Ce l'ho bello!
questo video. Trovate in descrizione supermercati, mio Dio, che male. Come? Se comprate l'uovo, taggatemi su Instagram. Nicole, vuoi chiudere questo video? Dai, almeno ti puoi portare un uovo a casa. Ciao! Ma voleva manco di questo colore. Ah, è quello il problema? Adesso abbiamo fatto ridere.